Buonasera, i principali titoli di questa edizione. Colta da un malore in mare, muore una turista a Pizzo. Smantellata un'organizzazione dedita allo spaccio nel Cosentino. Sequestro record di coca in Emilia. Arrestati due calabresi. L'Andrangheta era riuscita a penetrare a Rocca di Papa e ai Castelli Romani. Tre arresti e sequestri per 4 milioni di euro. E poi ancora a Centra, che occultano la cocaina sotto le tegole. Una coppia di coniugi finisce in manette. Si è riunita la commissione contro l'Andrangheta del Consiglio regionale della Calabria, ancora proteste a Catanzaro contro il commissario alla sanità Massimo Scure e a Chiaravalle Centrale per la strada di Santa Lucia, pronti 300.000 euro, l'annuncio del presidente della provincia Enzo Bruno. A tra poco. Ben ritrovati nei nostri studi. In apertura il cordoglio della nostra redazione per la scomparsa della professoressa Giuseppina Loprete, docente di storia e filosofia presso il liceo scientifico di Chiaravalle Centrale, nonché attiva protagonista culturale, non solo in ambito didattico. E lo dicevamo nei titoli, malore in mare, turista muore a Pizzo. Una donna di 79 anni, Maria Pina Ferrario di Garbagnate Milanese, è morta nel tratto di mare antistante il litorale di Pizzo. La donna, mentre si trovava in acqua, ha avvertito un malore perdendo subito conoscenza. A dare l'allarme alle persone presenti sulla battigia. Portata a riva, le è stato praticato il massaggio cardiaco anche con l'ausilio degli operatori della sala operativa del SUEM che contestualmente hanno allertato l'elisoccorso. Per la donna però non c'è stato nulla da fare. Smantellata una gang nel Cosentino, 60 le misure cautelari. Spaccio di sostanze stupefacenti, usura ed estorsioni sono i capi d'accusa di una vasta operazione congiunta portata avanti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Cosenza e da quello delle Fiamme Gialle con il supporto delle unità cinofile dei Carabinieri di Tito in provincia di Potenza e dello squadrone elitrasportato cacciatori di Vibo Valentia. L'operazione ha portato allo smantellamento di un'organizzazione dedita allo spaccio, all'usura e alle estorsioni nel Cosentino e nel Vibonese. Nel corso dell'operazione, che ha impegnato oltre 300 uomini tra carabinieri e finanzieri, sono stati raggiunti da ordinanze di misure cautelari 60 persone, delle quali 57 a Cosenza con l'obbligo della dimora, mentre a 3 il divieto di dimora nel comune Bruzio. Tutte ordinanze emesse dal GIP di Cosenza su richiesta della locale Procura della Repubblica. Inoltre, le Fiamme Gialle hanno proceduto al sequestro di beni mobili e immobili detenuti da alcuni indagati per la somma complessiva di 50.000 euro. Sequestro record di cocaina in Emilia, arrestati due calabresi. È il più grande sequestro di droga e contanti mai fatto sul territorio reggiano da parte della polizia. 21 kg di cocaina di alto grado di purezza per un valore di quasi 2 milioni più 281 mila euro in contanti, trovati tra due auto e un fienile a Novellara. Arrestati due uomini di origine calabrese, si tratta del conducente di una delle due auto che secondo gli investigatori poteva essere un cliente o un rivenditore originario di Palmi. La mente del narcotraffico, stando alle ricostruzioni, è invece un 36enne residente nel caseggiato di Novellara ma originario di Siderno. Gli agenti li stavano sorvegliando quando intorno alle 14.30 hanno prima notato una Mercedes uscire dal casolare di campagna e diretta verso l'autostrada. Una volta fermata dalla polizia stradale sono stati trovati 1.100 euro in contanti e tre panetti di cocaina da 3,5 kg l'uno. Dopo qualche minuto anche l'altro è uscito dal cortile ed è stato bloccato dagli agenti della squadra mobile. Nel baule aveva un borsone con quasi 233.000 euro in contanti e nel fienile sono stati trovati altri 48.000 euro e 15 panetti per oltre 17 kg di cocaina. L'Andrangheta nel Lazio, tre arresti e sequestri per 4 milioni di euro. L'Andrangheta era riuscita a penetrare in importanti strutture ricettive a Rocca di Papa ai Castelli Romani. L'hanno denominata operazione Gioia Tauro ai Castelli, l'indagine della squadra mobile di Roma coordinata dalla locale procura distrettuale antimafia.
Agenti della squadra mobile hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP su richiesta della DDA nei confronti di tre persone ritenute legate alla cosca Molè di Gioia Tauro. Le tre persone arrestate sono accusate di intestazione fittizia di beni, trasferimento fraudolento di valori in concorso finalizzato a eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali. Droga, scoperta una piantagione nel Crotonese in manette due giovani. I carabinieri di Scandale, in collaborazione con quelli di Crotone, hanno arrestato un 25enne e un 19enne, entrambi residenti a Papanice, ritenuti responsabili di coltivazione e produzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, grazie anche a una ricognizione aerea, hanno individuato una piantagione composta da circa 250 piante di canapa indica, alte circa 1,80 m, nelle vicinanze di un canale. Dopo una ininterrotta attività di appostamento e osservazione, durata circa 72 ore, i militari hanno sorpreso i due arrestati mentre erano intenti a irrigare le piante. A Centra, che occultano la cocaina sotto le tegole, coppia di coniugi in manette. Prosegue l'attività di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti condotta dalla Compagnia di Soverato. In questa circostanza l'area oggetto di approfondimento è stata la zona delle preserre catanzaresi e in particolare i territori dei comuni di Centrache, Olivadi e Cenadi. In questo contesto i militari delle stazioni di San Vito, Petrizzi, Gasperina, Chiaravalle e Cardinale hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l'abitazione di Giuseppe Fabiano, 30enne, e Antonella Procopio, 26enne, nel corso della quale sono stati rinvenuti, abilmente occultati sotto le tegole dell'immobile, tre involucri in cellophane contenenti complessivamente 25 grammi di cocaina. Inoltre, unitamente alla predetta sostanza, è stato sequestrato anche un bilancino digitale di precisione, un block notes e altri appunti manoscritti contenenti indicazioni presumibilmente riconducibili a cessioni di stupefacenti, tuttora al vaglio degli investigatori. Nella circostanza, ulteriori accertamenti esperiti unitamente a personale specializzato Enel hanno consentito di individuare un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica. I coniugi sono stati tratti in arresto con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e furto aggravato di energia elettrica. Cronaca giudiziaria, processo Ramon a Catanzaro, 18 condanne e 2 assoluzioni. Il servizio. Si è concluso con 18 condanne e solo 2 assoluzioni il processo con rito abbreviato nei confronti di 20 persone coinvolte nell'inchiesta antidroga Ramon, coordinata dalla DDA di Catanzaro. La pena più pesante, a 9 anni e 2 mesi di reclusione, è stata inflitta dal GUP Pietro Carè al 31enne Ruama Ungaro, nato in India ma residente a Squillace. Sarebbe stato lui, secondo gli inquirenti, a dirigere l'organizzazione e a trattare direttamente con i fornitori di cocaina della piana di Gioia Tauro e del Vibonese. L'indagine, scattata nel giugno scorso, aveva svelato l'esistenza di un'associazione dedita all'acquisto di ingenti quantitativi di stupefacente nell'area di Gioia Tauro e Vibo Valentia, che poi venivano rivenduti a Catanzaro e in comuni della fascia ionica. Seduta della Commissione contro l'Andrangheta del Consiglio regionale della Calabria, i dettagli nelle parole del Presidente Arturo Bova. Beh, oggi abbiamo avuto audizioni, in campo la prima, abbiamo sentito su richiesta due associazioni, una di carattere nazionale, una rappresenta il 50% delle aziende che operano nel campo del gioco e quindi con riferimento all'articolo 16 della legge che abbiamo di recente approvato, la cosiddetta legge Attindrangheta, che reca norme anche per il contrasto a ludopatia e gioco patologico d'azzardo. I rilievi che sono stati mossi, ovviamente il 99,99% vengono rimandati al mittente, anche perché il contrasto alla ludopatia sappiamo cosa rappresenti oggi non solo in Italia ma a livello mondiale. Del resto anche l'attuale governo ha parlato di decreto dignità nel vietare la pubblicità. Lasciatemi dire che da questo punto di vista possiamo affermare con un po' d'orgoglio che la Calabria allora ha dignità da vendere, perché non ci limitiamo nella legge regionale che è stata già approvata, mentre il decreto dignità è di questi giorni, non solo vediamo la pubblicità televisiva, ma noi allontaniamo, vediamo anche la pubblicità cartacea, su muri, manifesti, addirittura abbiamo previsto il divieto per quanto riguarda le aziende, gli esercizi commerciali che hanno al proprio interno una slot machine, il divieto di accedere ai fondi, ai contributi regionali, il divieto di patrocinio,
impegno per quanto riguarda attività che vengono svolte all'interno di questi esercizi e di qualunque esercizio che, ripeto, abbia all'interno una delle macchine che sono vietate macchine da gioco. Ora, c'è un appello accorato e su questo c'è condivisione. Le sale da gioco che ovviamente sono esistenti, noi avevamo dato un anno di tempo per adeguarsi, sapete pure bene che all'interno dell'articolo 16 è previsto il cosiddetto distanziometro, cioè non ci possono essere sale da giochi e comunque esercizi commerciali al cui interno vi sia una slot machine a meno di 500 metri, ad esempio da bancomat, da chiese, da luoghi di culto, da edifici pubblici, da luoghi di aggregazione giovanili. Di fatto è un allontanare fuori dal centro urbano abitato le esercizi e sale da giochi. Detto questo, dare un anno di tempo può essere effettivamente poco. Ci sono delle attività che hanno investito anche altri soldi, ahimè in virtù di una legge nazionale che consente questo ed altro nel settore, e quindi probabilmente, ho già annunciato che entro fine luglio lo presenterò personalmente una proposta di modifica che porti il termine, ma solo per le sale da gioco, da 1 a 3 anni. Sia chiaro però, anche approfitto anzi di questa occasione per chiarire che il divieto per quanto riguarda gli altri esercizi, faccio ad esempio il bar o un centro commerciale, non è la sala giochi, il divieto è operativo da oggi, su questo manderò entro domani una circolare interpretativa, chiamerò le prefetture, chiamerò le questure, l'arma dei carabinieri, in modo tale la Guardia di Finanza, i comuni che sono predisposti pure al controllo e all'attuazione della legge, per far capire che questa legge è già in vigore. Solo le sale dei giochi sono altro, intendiamo la sala, quella come sappiamo quando si entra ci sono solo slot e macchine ed è destinata a questo. Su questo per quanto riguarda la questione del contrasto alla ludopatia, che, ovviamente noi siamo pure una delle regioni che ha aderito ad avviso pubblico, noi ne facciamo una questione non di principio ma una questione essenziale proprio dell'agire di questa consigliatura. Il secondo punto, un punto molto delicato, c'è stata una richiesta di audizione da parte del dottor Marco Borgese, il quale lamenta gravi irregolarità. Si è assunto anche la piena responsabilità per le dichiarazioni che ha fatto, ma devo dire sono dichiarazioni accompagnate da documenti che sono stati prodotti su presunte gravi irregolarità in alcuni settori, in un dipartimento, per ciò che concerne il turismo, che ovviamente proseguirà l'audizione, ma ho già annunciato che le dichiarazioni del dottor Borgese saranno trasmesse non solo ai presidenti di consiglio e al presidente della giunta e al consigliere delegato per il turismo, ma saranno trasmesse alla Procura della Repubblica immediatamente, il tempo di avere la trascrizione del verbale odierno, e provvederemo ovviamente anche ad audire. Abbiamo già fissato con gli altri consiglieri la data del 20 di questo mese, per sentire poi il direttore generale, i funzionari, le persone che sono state chiamate in causa per presunte ma gravissime violazioni. Staremo qui adesso a vedere quali saranno gli esiti di questa ulteriore indagine che stiamo facendo. Ovviamente già sarà notiziata però la Procura della Repubblica, perché ripeto, sono notizie di reato che sono state date, gravissime. Poi è compito della Procura della Repubblica indagare, non abbiamo potere su questa cosa, ma è nostro dovere segnalare, però poi c'è la presunzione di innocenza e la Procura farà il suo corso. Saranno trasmesse alla Procura di Catanzaro, che è procura competente territorialmente, e anche accogliendo l'accorato appello che ha fatto il dottor Borgese, dire vi prego, anche perché incredibilmente ha detto se io dovessi sporgere la denuncia non ho paura di denunciare, anche perché il dottor Borgese è vittima, quindi avrebbe diritto anche al beneficio di cui all'articolo 5 della legge eccetera eccetera, che non sto qui a citare, come vittima di usura e di estorsione. Voglio ricordare che il papà pure di Borgese è persona che in passato fece arrestare anche persone di spicco nell'Andrangheta calabrese,
È chiaro che di fronte a queste cose non si può certo tacere, perché avrebbe sapore di tutt'altra cosa. Una donna è rimasta ferita in un incidente stradale verificatosi sull'A2, autostrada del Mediterraneo, tra gli svincoli di Lamezia Terme e Falerna. Per cause ancora in corso d'accertamento, l'auto sulla quale viaggiava si è ribaltata finendo sulla corsia di emergenza. La donna è riuscita ad abbandonare il mezzo ed è stata trasportata in ospedale per controlli. Bene, adesso ci fermiamo per una brevissima pausa, tra poco per le altre notizie. Ben ritrovati in studio. Le auto di due agenti della polizia penitenziaria in servizio nelle carceri del Reggino sono state incendiate la notte scorsa. Lo rende noto il sindacato COISP, definendo il gesto vile e vigliacco. Le auto erano parcheggiate sotto le abitazioni dei due agenti e sono andate completamente distrutte. Ristorante in attività nonostante il sequestro, è arrestato il titolare di un villaggio turistico a Pizzo. Il titolare di un villaggio turistico è stato arrestato dai carabinieri di Pizzo e della compagnia di Vibo Valentia nel corso di una serie di controlli a strutture ricettive della costa per violazione dei sigilli. L'arresto è stato convalidato dall'autorità giudiziaria e l'uomo rimesso in libertà con obbligo di presentazione alla PG. Durante il controllo i militari hanno scoperto che il ristorante della struttura, già sottoposto a sequestro con provvedimento dell'autorità giudiziaria, dopo un controllo effettuato sempre dai carabinieri, era invece in piena attività. I carabinieri hanno quindi arrestato il titolare e, dopo aver fatto allontanare gli avventori, il locale è stato nuovamente sequestrato. Una cliente si sente male dopo aver mangiato pesce crudo in un ristorante di Borgia, però i titolari escludono intossicazioni dopo le analisi effettuate dall'ASP. Le analisi effettuate dal servizio veterinario igiene degli alimenti dell'ASP di Catanzaro avrebbero escluso la presenza di agenti sarcotossici responsabili di tossinfezione alimentare nel pesce di un ristorante di Borgia, dopo che una ragazza si era sentita male ed era stata ricoverata in ospedale perché aveva mangiato del pesce crudo. Lo affermano in una nota appunto i titolari dell'impresa proprietaria del ristorante Oriental Wok. Gli stessi titolari sostengono che i carabinieri del NAS non avrebbero sequestrato 30 kg di pesce, ma avrebbero prelevato piccole quantità da fare analizzare ed hanno potuto solo consigliare di effettuare una sanificazione dei locali, non avendo riscontrato nulla di anomalo. E a Lamezia controlli della polizia locale dell'ASP nelle pescherie, oltre 2 quintali di merce sequestrata e distrutta. Controlli nel mese di giugno su tutto il territorio di Lamezia Terme, negli esercizi commerciali adibiti alla vendita di prodotti ittici. Le ispezioni effettuate dalla polizia locale, coordinate dal dirigente Salvatore Zucco e dal servizio veterinario dell'ASP, UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale, dirette dal dottor Tommaso Esposito, sono state effettuate con prelevamento ed analisi dei campioni. Dagli accertamenti è emerso come 15 delle 18 attività visitate sono risultate non completamente in regola con le normative vigenti. Nello specifico sono state accertate 15 non conformità, 11 le prescrizioni imposte e 2 sono stati sequestri con contestuale distruzione di prodotti non conformi per un totale di oltre 2 quintali, 4 i verbali per illecito amministrativo per un totale di 6.000 euro, 11 esercizi sono risultati non conformi per carenze strutturali e delle attrezzature, 2 per irregolarità in materia di tracciabilità dei prodotti, 1 per non corretta procedura del sistema di autocontrollo HCCP ed 1 per non aver informato il consumatore sulle procedure di consumo di pesce crudo. E adesso parliamo di sanità. I dipendenti del Marrelli Hospital occupano gli uffici di scura. Un gruppo di dipendenti della clinica Marrelli Hospital di Crotone ha occupato gli uffici del commissario alla sanità calabrese a Catanzaro. La nuova protesta, attuata da medici, infermieri, OSS e personale amministrativo della clinica crotonese, è dovuta al fatto che anche quest'anno il budget per la specialistica ambulatoriale è uguale a quello riconosciuto nel 2017, cioè 149.000 euro, con la differenza che l'anno scorso doveva coprire 45 giorni di attività ambulatoriale, mentre per il 2018 le medesime risorse dovrebbero coprirne 365. Di fatto la clinica nei primi 6 mesi del 2018 ha prodotto 6.000 prestazioni, di cui 1.000 coperte dal budget. Al momento dunque la clinica ha donato 5.000 tra tacche e risonanze ad altrettanti pazienti calabresi, contribuendo concretamente ad abbattere le lunghe liste d'attesa dell'ASP pitagorica. Il commissario alla sanità calabrese Massimo Scura aveva visitato la struttura la scorsa settimana impegnandosi a
rivedere la sua posizione nel merito, ma a distanza di 8 giorni nulla è cambiato. Sentiamo l'attivista Gino Domenico Spolitu. Allora, il motivo della mia protesta per Scura è per chiederne le sue immediate dimissioni. Dimissioni dal commissario di questa sanità regionale che è ancora di più deficitaria da quando c'è lui. Fra pochi minuti sarò a colloquio con lui, sarà ovviamente registrato il tutto e mandato in onda nei social, nelle TV e ovunque. Chiederò a lui appunto le sue dimissioni e le motiverò proprio con la crisi di tutta la sanità calabrese e con la sconfitta che lui come tecnico ha subito stando qui da anni a spese dei calabresi in Calabria. Sto per salire nei suoi uffici, ho preteso di avere accesso, quindi di registrare il tutto e lo farò. Quindi fra una mezz'oretta, un'oretta, tutti i cittadini calabresi avranno la sua opinione in merito. Viabilità nel comprensorio delle Preserre, focus su Chiaravalle Centrale. Si riapre il confronto sulla viabilità nell'ambito del comprensorio chiaravallese. Sotto la lente di ingrandimento del gruppo politico-culturale Giovamenti, la strada provinciale Pirivoglia-Casincenzo-Santa Lucia. Un tratto di strada che nella contrada Santa Lucia è franata a seguito dell'ondata di maltempo di gennaio 2017. Giovamenti sottolinea il fatto che si tratta di un pezzo di strada provinciale, meglio definita come la 154, dove è franata creando non pochi disagi perché si viaggia a senso alternato. La metà della carreggiata è inesistente e una sola corsia viene utilizzata per il passaggio di veicoli e pedoni. Il livello di pericolosità è molto alto per via della posizione in curva del tratto franato e per i volumi di traffico che sopporta la strada. Su questo argomento si era focalizzato il dibattito anche a livello istituzionale tra il sindaco della città Domenico Donato, che sollecitava interventi, e il presidente della provincia di Catanzaro Enzo Bruno, tirato in causa per porre in essere opportuni rimedi dal punto di vista degli interventi. Adesso arriva anche la schiarita da parte dell'amministrazione provinciale, che prende posizione sugli interventi da realizzare. Strada provinciale 154 che nei giorni scorsi era stata attenzionata dal punto di vista progettuale dal responsabile settore viabilità della provincia di Catanzaro, Floriano Siniscalco. L'ente ha messo già sul piatto 300.000 euro utili per le opere di contenimento e per il ripristino del manto stradale. In questa direzione l'amministrazione provinciale ha manifestato concretamente la volontà di attivare le procedure relative al ripristino del tratto viario per ovviare ai disagi subiti dai cittadini, definendo con un'apposita delibera l'iter procedurale e la somma da impegnare che ammontano, come dicevamo prima, a circa 300.000 euro. E restiamo a Chiaravalle con questo servizio. Località Pirivoglia, presso il piazzale della struttura del bar-ristorante pizzeria Carrucci 15, si è tenuta una giornata dedicata agli amici a quattro zampe e ai loro padroni. Numerosa la partecipazione degli amici dell'uomo giunti da tutto il comprensorio delle Preserre. Alla fine gli organizzatori hanno premiato tutti i partecipanti. Lascia.
Sempre in tema, ascoltiamo questa intervista realizzata da Bruno Cirillo. A margine della festa del ringraziamento della nuova amministrazione a Cardinale, abbiamo il piacere di intervistare questa sera la vice coordinatrice regionale del Movimento Animalista, soprattutto per parlare di randagismo, questa piaga che sta affliggendo tanti comuni del nostro comprensorio, in primis anche Cardinale. Sì, allora diciamo appunto che purtroppo in Calabria il problema principale riguardo gli animali è proprio il randagismo. E il randagismo è, diciamo che trova una problematica grandissima, perché non ci sono in molti comuni canili sanitari che consentono la sterilizzazione degli animali, per cui gli animali appunto si riproducono in maniera abbastanza esponenziale, pertanto si verificano episodi di randagismo al di fuori del comune. E purtroppo questi fenomeni di randagismo portano anche in alcuni casi a commettere delle crudeltà degli animali, perché gli animali sono abbandonati a loro stessi, quindi nessuno si prende cura, l'animale a volte è considerato come più che altro un pericolo, una problematica, e quindi purtroppo anche l'immagine all'esterno di tanti regioni, in questo caso la Calabria, viene vista come appunto un luogo dove avvengono delle crudeltà nei confronti degli animali, poiché poi lo spirito del movimento animalista, anzi uno degli obiettivi è proprio quello dell'inasprimento delle pene sui maltrattamenti affinché questi non accadano più, quindi questo argomento ci sta particolarmente a cuore, anche perché proprio è di questa settimana la notizia che la nostra presidente, l'onorevole Michela Vittoria Brambilla, è stata nominata presidente del gruppo interparlamentare proprio a favore degli animali. Questo gruppo interparlamentare è composto da tutte le forze politiche, esponenti di tutte le forze politiche, pertanto è trasversale e consentirà di portare in Parlamento tutte le leggi, calendarizzare tutte le leggi a favore degli animali. Qui in Calabria in diversi comuni ci stiamo attivando, più che altro ecco, lo scorso anno su istanza di parecchie associazioni animaliste è stato promosso e è stato emanato un decreto del commissario ad acta proprio a favore del randagismo, che vede lo stanziamento di somme in denaro per la costituzione dei canili sanitari, però purtroppo al momento ancora non si è attivato nulla. Fortunatamente parecchi comuni si stanno dando da fare proprio per dare prima di tutto un'immagine diversa anche nei confronti del turismo, quindi dare un'immagine proprio di sensibilità animalista, diciamo di cura che fa del comune e degli abitanti del comune persone che hanno grande rispetto di tutto, della cultura, degli animali, della sensibilità nei confronti di tutto. E quindi parecchi comuni, come ad esempio a Cardinale stiamo lavorando insieme alla nuova giunta che si è insediata diciamo da pochissimi giorni e già sono al lavoro in maniera abbastanza attiva, in maniera molto determinante, e stiamo lavorando appunto su un piano del randagismo proprio per capire come affrontare questa problematica che qui è veramente pesantissima. Un altro aspetto su cui vorrei soffermarmi è il turismo con gli animali. Qua siamo in Calabria, quindi mare, lidi balneari, eccetera, ma c'è anche molto da fare da questo punto di vista. Sì, devo dire che conosco parecchi, alcuni lidi che consentono l'accesso degli animali nei lidi, nelle spiagge. Questo consente a parecchie persone di portare, quindi di accedere alla Calabria, a questi lidi, diciamo in maniera molto più sostanziosa, perché ovviamente chi ha un cane non lo può lasciare, perché il cane deve stare sempre con il padrone sostanzialmente, quindi lasciarlo nelle pensioni insomma è sempre pericoloso. In genere i proprietari di cani tendono a portarlo con sé, e avere dei luoghi dove il cane è accettato, sia degli alberghi, delle pensioni e dei lidi, sicuramente farà diciamo evolvere il turismo anche da questo punto di vista, ed in più capire la cultura e capire che c'è una cultura di amore nei confronti degli animali porterà tantissime persone animaliste a venire ancora di più in Calabria, questo di sicuro, assolutamente. Bene, questa era l'ultima notizia anche per questa edizione. Vi ricordo tra poco il forum dedicato alla problematica del piede torto, quindi focus sulla sanità. A tra poco.